Benvenuti picciotti, qui è il vostro Fangamers in un altro episodio di Arca Scended. Allora, la volta scorsa ci siamo dati da fare, abbiamo fatto questa casetta qua con i pannelli di paglia solare. Vedete che bello. Oh! Guardate qui che bella, le nostre casse, le nostre robe. Ma c'era un muro qua dentro la casetta, chi è che mi ha fatto scomparire il muro? Questo è sicuro molesto, infatti. Allora, finalmente siamo riusciti a cambiare nome al nostro parasauro che abbiamo preso la volta scorsa. Si chiama Paramauro. Poi qua abbiamo Scopone. E poi non so dove sono finiti gli altri. Qua sono tutti gli animali anche di molesto che ha deciso lui, anche lui, di trasferirli su quest'isoletta in modo che non venissero ceratosauri, cazzosauri e coppola di minchiasauri a rompere i maroni. L'obiettivo di oggi sarebbe, secondo me, buona cosa. Andare avanti, magari creare dei vestiti, questi qua di palle, di pelle. Creare dei vestiti di pelle, prendere qualche altro dinosauro, magari più grosso. Oppure, boh, adesso vediamo un po' il tutto da fare. Ora chiedo pure a Molesto un po' di consigli. Molesto! Posso farmi un arco? Non è che puoi, devi farlo. Molesto mi obbliga a lavorare. Dov'è l'arco? Ma non lo vedo, ma se io qua l'ho studiato l'arco. Ah, arco e frecce. Crea uno. Sto facendo l'arco e sto facendo i frecci. O li fai insieme? Carne. Devi farli separatamente. E questo che cosa sono? La carne qua. Ecco, Tac. questo qua che cos'è? Un arco o una freccia? Oh, ah, ho l'arco e non ho le frecce. Ok, le frecce come le Poi dovrei faccio? farti il pestello. Mortaio e pestello ce l'ho? Sì, va creato. Ma dici di farlo qua dentro? Ah, hai fatto le mangiatoie per gli animali tu? Grande. Io c'avevo un po' di semi nel parasauro. Devono piantare qua dentro. Ah no, non si devono fare solamente queste due cose e loro mangiano qui. Sì, ci metti dentro, in una ci metterai le bacche, nell'altra ci metti la carne cruda e Ah, ok, allora loro aspetta, gli si tolgo le bacche. nutriranno. Eppure se li lasci in passivo non succede niente, giusto? No, metti pure tutte le bacche dei vari colori, quelle nere invece le tieni da parte che A andrai a me mi hanno metterle nel detto nere e bianche pestello. di conservare da parte. Sì, le bianche servono per farli cagare. Sì, sono stitici tipo. Ah, perché poi fai il fertilizzante. Ok, allora prendo Paramauro e prendo un po' di bacche da lui. Ok. E come funziona sto pestello? Immagina le risorse e i Dentro. nuovi oggetti. Quindi io posso prendere le bacche nere. Sì, la carne marcia. Ah, io la carne marcia l'ho sempre buttata. Dove sono le bacche? Beh, basta che ci metti dentro della carne cruda, poi marcisce e in automatico ti rimane lì Mi la sono carne. scomparse le bacche nere. Va bene, andiamo a trovare un po'. Andiamo a procurarne un po' adesso, ragazzi. Un po' di bacche. Dici di andare col parasauro? Andiamo così. Col moscop, no, il Minchia, ma è parasauro no. lentissimo, fra il mosco. Lo so, ma Parasauro col che fa in mosco busca. riesci a farti anche le tartarughe quelle giganti là. Se Vero? tu ci sali sopra gli animali, cioè, devi avere un tasto. No, sei un Puttana! cretino. Guarda che lenta. Dai, sali sul mosco e attacca. Cazzo! Cazzo! Puttana! Quando capisco che mi sta per morire il mosco? In alto a destra hai la vita del mosco. E la vita della tartaruga? Vedi, è già malmessa, quindi. Dai, ce la possiamo fare! Cioè, siamo ingroppata! Bravo, Moscop! Te la sei meritato! Sei No, bravo! fatela mangiare al moscop, no? Ah, vero, se la può mangiare lui così conserva lui la carne. No, ma mi serve un po' di carne a me! Ti la cucino, sono senza cibo.
Comunque sì, quando sali sul moscop o sugli animali in generale, potrebbero avere in alto, dovresti avere scritto in viola che ha dei livelli. Ora non so con che tasto accedi al menu dove c'è il tuo inventario e l'inventario dell'animale, e in mezzo hai le varie statistiche che puoi aumentare. Sì, me ne sono accorto un po' tardi, però l'ho fatto. Allora, creazione. Gli abiti imperiali. Perché non mi fa vedere? Ah, ma li posso creare già, penso. Le risorse, sì. Vabbè. Buonasera. Però non mi fa vedere cosa serve. Avrò disattivato qualcosa. Quelli guardati qua. Ah, sono quelli in cuoio, giusto? Sì. Fibra e pelle per ogni cosa serve. 20 di pelle, 40 di pelle. Me li faccio fra, perché secondo me mi proteggono molto di più di sti cosi di pezzi. Che dici? Poi quando livelli magari aumentati anche il La Birra? tempra, la tempra. Ah, un dodo di minchia. Vado da... Questo mini dodo lo chiamiamo estintore. Estintore, tieni un po' di bacche. Mamma mia, se sei stupido, pterodonte. E fai il bravo. Sono estinti, capito? Estintore, estinti. Ma com'è che non le capite queste battute? Vieni, minchio dodo. Questa è tua madre? Puttana! Devi difendere tuo figlio. L'ho sbudellato in acqua. Finalmente forse possiamo farci i pantaloni. Ah, oh, alleluia. E c'è Peter! Magari mi salutano. Ah! Così siamo molto più fighi. L'ultima cosa che mi manca è il caschetto, che per farlo serviva. Sei di fibra e 15 di pelle. E mori! Che cazzo di arrampi? Che cazzo sei? Una scimmia! Non mi fermo tanto! Ops! Ho rotto l'accetta! È stata un'accetta del cazzo! Ora potrei finalmente farmi il caschetto. Ok, mamma mia, finalmente. Finalmente abbiamo il nostro caschetto. Mamma mia, guardate quanto siamo belli, signori. Ora vi faccio vedere. Per voi siamo belli. Ah? Uno Pteranodonte c'è. Verso di me. Tu vuoi essere catturato? Oh! È destino allora, fratelli. E io devo averti mio. Yeah. Proviamo a prenderlo. Che cazzo di versi fai?
messo un po' di carne. Così dorme un pochino di più. Scende di livello, ma sti cavoli, almeno lo prendiamo, ragazzi. Ora, facendogli mangiare la bacca nera, lui sta più tempo addormentato, però perde livelli. Tanto ce l'abbiamo, è quasi pronto a domesticchiamento. Era l'ora. Oh, dai il tuo nome all'Pteranodonte. Abbiamo detto come lo chiamiamo? Uccello. Appunto. Confermato. Il tuo nome è uccello appunto. Capito? Il tuo nome è uccello appunto. Adesso devi seguirmi, uccello appunto. Poi che altro abbiamo? Abbiamo un estintore e scopone. Torniamo tutti a casa. Dai, fate i bravi. Aspetta, qui c'ho un po' di cibo. Di carne marcia, questa fa bene, alla salute. Andiamo tutti a casa e fra un po' devo andare a cena. Forza! Dai! Dai, tutti a casa! Ok. Andiamo a cercare qualche animaletto per te. No. Raptor. Allora dobbiamo trovare tipo un moscope o qualcosa del genere. Metti un giro, vedi se qua più avanti ti trovi. Però gli devi dare il cibo, quindi ti conviene prendere già bacche e tutto. Capito? Sì. Io nella spiaggia sono. Allora, spiaggia, perché dici che sei sopra? Che qua c'è un dodo per te. Ammazzo la mano. Dove? Per me? Ecco, ti vedo. Qua vicino dovrebbe esserci un mini dodo piccolo da solo. Qua. Vale, vicino. Poi, poi. Premi il triangolo e chiama. Vai, con gli pesci. Beh, non al tuo dodo. Gli è cagato di sopra. Gli ho visto cagagli di sopra, roba. Povero dodo. E dagli un po' di bacche, ricordati, perché a me morivano tutti perché mi devo da mangiare. Dondolino. Dondolino li chiamano. Ok, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ci sono i cosi, quella con la miglior bacca e moscope. Dai, veloce. Sto arrivando. Ma te l'ho detto che dovevi venire qua veloce. Fra il piccone poi te lo fai. Cioè, te lo dovevi fare un'ora fa il piccone. Eccomi. Qua sono. È un easy. Mi sto mettendo. Ok, dov'è? Posso dire solo qua. Sono. A lui lo devi dare. No, ti va a mangiare tutto, ho detto, lo devi mettere nell'ultima a destra. L'ultima a destra in basso. Sì, sì, ho capito, Nando. Io faccio fottere gli animali. Ma quello è pesce, che cos'è? Con chi ce l'hai con me? Sì. Pesce pregiato. Mi per prendere i pescivori. No, può essere anche il mosco che ti chiede pesce pregiato. Può essere anche l'animale quando cresce, che l'hai fatto, che è il cucciolo che ti chiede per l'imprinting il pesce pregiato. Ma quello scade, quello che ho. Ma sì. Visto, ok, fra un pochino avrà fame e gliela devi dare subito appena ha fame. Sì, sì. Un po' di narcotizzanti, Sono fatti un pochino. Amole.
Sono fatti un po' di narcotizzanti. Eh no, se non dai il comando di farli non si fanno da soli. Perché c'è un megalodonte sotto l'isola qua? E ci siamo accorti pure noi. Oddio, pure ce l'ho. Ma sicuro che è la miglior bacca. No, sta mangiando. Che mangia? Ah, vuole una bimbacca, fra, ma leggi. Cazzo è la bimbacca? È sempre tipo sul viola. O è quella rossa la bimbacca? Cioè, bimbacca è quella rossa. Certo. Ho preso una pterodattilo, visto? Si chiama uccello a punta. Sì, sì, si è già copiato anche. L'hai usato per farlo trombare? Sì. Ok, il piccolo è mio da ciascuno. Quando nascerà poi? Vabbè, in cambio mi fai una sella carne... ci stai? Vuole una carne cotta pregiata. Carne cotta pregiata? Devi ammazzare un piccolo di dodo e la cucini. Giusto, molesto? Ti pizzi di merda. Io volevo fare un ponte per arrivare di là, capito? Cosa viene a farlo da là? Ma l'acqua devi fare anche i pilastri. Ah, qui sono estintore 1 e estintore 2, visto che bellini. Cioè, sto parasauro è bellissimo. Perché non te lo prendi, molesto? Cosa? Parasauro, paramario. Paramario. Paramauro si chiama il mio. Il mio paramario si chiamerà. Dove sei, Nando? Hai staccato? No, no, sono qua. Ma dove? Ma sto per staccare. Ma volevo farti vedere dov'è l'uovo, eccetera. L'ho visto già che è in mezzo ai fuochi. C'è scritto incubazione 1 ora e 36. Ma come bevo? Vai nell'acqua e bevo. Sì, ti ho lasciato pure la carne là, quindi non ti lamentare. Sì. Io vi sto cercando un cucciolo per la carne pregiata, così. E ti serve fra Amazon Dodo di questi due? Il tuo baby? Qui cominceremo a fare il nostro ponticiatto. Manu, hai un fuoco acceso da te? Sì. Aspetta, arrivo. Io sono qua del mosco. Qua c'è ma nell'acqua pure puoi mettere le basi. Ah, tu dici se l'acqua arriva troppo in alto. Giusto? Eh sì. Guarda in alto. Guarda, ma che è una libellula gigante? Il ferrato dove lo trovo? Ma è l'ape gigante? No, è una specie di dibu, è una schifezza strana. Molesto. Dimmi, ma... Il fiore raro dove lo trovo? Il fiore raro non lo trovo. Il fiore raro? Lo trovo in giro. Ah, ma è il colore? Blu. È raro, c'è un motivo. Vabbè ragazzi, io vado. Poi finiremo il ponte, ragazzi. Porco zio, che brutto show, scarafaggio, mannaggia a te, molesto. Chissà se qua me ne fa fare un altro oppure no. Vediamo, perché c'è quella roccia in mezzo. E là non me lo fa fare. Di qua in teoria dovrei fare o un pezzo di soffitto o la salita. Vediamo. Il soffitto ci sta. Vediamo se me ne fa fare un altro. Qui sta pietra, vediamo come eliminarla. Molesto mi diceva che dovevo... Intanto aumentiamoci un po' il peso. Il vigore, il vigore.
Guarda che faccio i soffitti così e cadono. Ciao piccolo. Beh, intanto facciamo un altro 2. Legna e cose ancora ce l'abbiamo, meno male. Chiede supporto con fondamenta vicine. Devo fare i pilastri. Dove sono i pilastri? Fantastico. Chiana. Devo mettere le fondamenta e i pilastri. Ah no, l'hai che è stato ucciso il mio dodo. Fare un altro soffitto. Vado, non ti farò ammazzare pure tu. Sei bella opera d'arte. Più senso, però forse il soffitto ha ancora più senso. Tutte cose. Allora, chiede supporto di fondamenta vicine. Siamo riusciti a farlo. Questo scoglio è diventato tutto uno con la nostra opera d'arte. Questo è il nostro ponticello, dove eventualmente una piccola barriera dobbiamo farla solo qui contro gli animali. Salitina di qua. Non durerà per sempre sicuramente, però mi piace ragazzi, è tanta roba. Per fare così un riassunto, no? Abbiamo preso 2 piccoli dello sto congelando. Abbiamo preso 2 piccoli dodo, però non ha portato a niente bene. Però abbiamo preso uccello a punta, livello 33, ed è tanta roba, raga. Sono contento. Aggiungi un po' di peso. Devo lasciare un po' di carne. Te l'ho messa lì, uccellino. Testi tutta. No. Questa l'ha mangiata per i carnivori e questa l'ha mangiata gli apelieri. Come lo vuoi tu? Poi abbiamo qua il nostro scopone. Aggiungere un po' di vigore. Sei contento? Ma sei contento? Il nostro
Paramauro, siamo riusciti finalmente a cambiargli nome. Eccolo, Paramauro. Anche lui. Maggiore. Di peso. La mischia, lui mettiamo un po' di tutto. Allora, appunto, l'abbiamo sistemato. Qua c'è Manu che dorme. Provo, chissà come è finita, poi vi aggiorno nel prossimo episodio. Il nostro ponticello è fatto. Qua ormai è anche molesto, porta i suoi animali da noi. Dobbiamo dare un po' di mangiare. Perfetto. Ci aumentiamo anche un pochino di vigore noi. Abbiamo aumentato tutto al massimo. E abbiamo un bel po' di cose da sbloccare per la prossima. Siamo riusciti a cambiarci il bestiario. Eccoci qua, guardate quanto siamo belli. E per questa puntata direi, ragazzi, che ci siamo. Abbiamo dato abbastanza. Quindi ci vediamo con questo bel panorama. Vi saluto. Ringrazio. Sopra la casa, da dove? Sopra la casa. Con questo bel panorama vi saluto, vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo che il server è aperto a tutti gli abbonati, casomai scrivetevi nei commenti come fare ad entrare, e ci vediamo al prossimo video con Ark Ascendant, il vostro Fam Gamers.